L'assessore allo sviluppo e promozione del turismo della Regione Campania, Corrado Matera, ha inaugurato a Pestum, insieme alle altre autorità presenti, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Al ventennale della ricorrenza importantissima, unica nel suo genere in tutto il bacino del Mediterraneo, Matera ha voluto lasciare una traccia concreta dell'impegno della Regione verso il dialogo interculturale e interreligioso. All'evento è stato ufficializzato il patto della Campania con Spagna e Portogallo per valorizzare i percorsi presenti nel territorio italiano. Un'intesa forte che ci vede protagonisti. La Campania insieme alla Spagna e al Portogallo mette in pista un'idea progettuale che va verso la valorizzazione della Campania nella sua interezza, collegata ad altri stati. È anche un modo per recuperare la storia, perché ci sono dei percorsi al Cammino di Santiago che interessano di fatto la Campania. Questo è un giorno importante per la Campania, perché il collegamento con il Cammino di Santiago io penso che sarà sicuramente un momento di grande promozione per questo territorio. E le dico anche che aver sottoscritto questa intesa a Pestum, in un'area interna che negli anni è stata un po' trascurata, per me è motivo di grande soddisfazione.